Almaviva, un'avvertenza infinita. Dietro l'angolo la cessazione del servizio 1500. 500 operatori liquidati dopo oltre 2 anni di lavoro. Bilancio delle attività del NAS di Palermo nel 2022. Numerose le attività ispettive svolte, sia in ambito sanitario sia nel campo della tutela alimentare. Questura di Palermo. Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, il questore Leopoldo Laricchia ha fatto il punto sulle attività svolte dalla Polizia di Stato sul territorio. Collegamenti con le isole minori. Aumentano le miglia percorse dagli scafi e traghetti, tuttavia resta la criticità delle infrastrutture portuali obsolete. Saldi invernali al via. Federconsumatori Sicilia, nell'isola il potere d'acquisto notevolmente sotto la media nazionale italiana. Benvenuti per una nuova edizione di Media News, appuntamento di sabato 31 dicembre. Dopo i titoli d'apertura, ecco la prima notizia. Almaviva, una vertenza infinita. Dietro l'angolo la cessazione del servizio 1500. 500 operatori liquidati dopo oltre 2 anni di lavoro. I sindacati di categoria proclamano lo sciopero dei lavoratori di Palermo e Catania per mercoledì 11 gennaio. A parlarcene è Claudio Marchesini, segretario regionale in Sicilia dell'UGL Telecomunicazioni. Purtroppo il buon anno per i lavoratori Almaviva è stato servito puntualmente. Siamo rimasti veramente increduli alla lettera che il Ministero della Salute ha fatto a Almaviva tramite PEC, dove hanno ringraziato i lavoratori, gli fanno anche gli auguri di Buon Natale per il dolce servizio e fruttuoso e impegnativo e professionale di questi ultimi 3 anni, ma la gara è cessata. Vorremmo capire, noi il 7 dicembre, tutto il sindacato, con quali rappresentanti ministeriali ha parlato, se erano veramente rappresentanti del Ministero o altro. Il 7 dicembre io ricordo che ci avevano rassicurato che questo servizio del 1500 utilizzato per la pandemia Covid-19 sarebbe cessato e si sarebbe utilizzato questo numero per un nuovo servizio sempre dedicato al Ministero della Salute per campagne vaccinali ed altro. E che c'era stata un'apertura che per noi era insufficiente, ma già c'era stata un'apertura su 100 full time equivalenti che questo servizio avrebbe potuto utilizzare. Ci sarebbe stata una proroga e ci sarebbe stata una gara, presumibilmente nel periodo estivo, che sarebbe durata altri 3 anni. Beh, che è successo dal 7 dicembre, 20 giorni? Cioè, noi ce lo chiediamo veramente preoccupati. Dopodiché il Ministero dell'Economia e delle Finanze, guidato dal Ministro Giorgetti, ha rigettato, a quanto noi abbiamo appreso, le somme per poter gestire e dice che questo servizio non serve più, va chiuso. Queste persone, questi dipendenti che sono più di 500, che hanno sacrificato la clausola sociale, il diritto a passare nelle aziende di appartenenza del loro servizio di Almaviva, chi in commessa Wind, Vodafone, Sky e chi più che ha più ne metta, cioè, alla fine si sono trovati nel limbo per avere fatto un servizio di pubblica utilità per 60 milioni di concittadini e adesso vengono buttati nella spazzatura. Cioè, è una cosa vergognosa, è una cosa inaccettabile. Non possiamo che dare un grido all'onorevole Giorgia Meloni, che è il Presidente del Consiglio, visto che nell'ultima intervista ha detto che il suo governo la segue, che questo governo è molto unito, che la sua voce autorevole si faccia sentire. O ci vengono a dire che abbiamo scherzato, che la pandemia è stata un gioco, è uno scherzo, oppure questi lavoratori non possono essere abbandonati al loro destino dopo aver servito l'intera nazione nel momento più difficile del dopoguerra. Non esiste una cosa del genere. Il sindacato scenderà in piazza immediatamente, perché non ci sono altre soluzioni, a meno che la politica non faccia retromarcia e dica immediatamente che si sono sbagliati e questi lavoratori verranno presi tutti in considerazione, compresi tutto il restante bacino di Almaviva, perché Almaviva, come ben sappiamo, ha abbandonato la Sicilia e l'Italia in questo core business del call center e chiuderà forse a febbraio, senza più ammortizzatori sociali. Inoltre chiediamo al governo che gli ammortizzatori sociali vengano rifinanziati, perché se i tempi sono così stretti dobbiamo avere un po' di respiro per trovare delle soluzioni utili. Emergenza Covid. 10 psicologi in forza all'ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo esclusi dal rinnovo del contratto. Una scelta ingiusta, a detta di Antonino Palermo, segretario regionale Sicilia ANAO Assomed.
Nauasumed si sta spendendo per i tanti, numerosissimi precari che la Regione Sicilia in questo momento ha, soprattutto la figura dello psicologo, che è stato una figura veramente importante e centrale in questa emergenza Covid. Nello specifico, voi mi chiamate per l'azienda riunita Villa Sofia Cervello, ieri l'azienda ha, un giorno prima della scadenza degli incarichi, deciso di sospendere i contratti di 10 psicologi, mentre invece ha deliberato la proroga soltanto per 8 contratti. Questa è chiaramente una decisione che noi contestiamo fortemente, perché non è normale, non è giusto che chi ha lavorato e si è speso tanto possa in qualche modo essere tirato fuori da quello che poi sono le loro prerogative, quello che gli spetta per legge. Quindi doverlo abolire un giorno prima è sicuramente una grossa scorrettezza. Quindi noi chiediamo, abbiamo chiesto, abbiamo fatto anche una lettera di volervi reintegrare e che facciano il loro corso, cioè che venga seguita la legge in base alla quale chi è precario, chi necessita, chi merita di essere stabilizzato, venga stabilizzato secondo le normali procedure di legge. Si è fatto tanto in Italia per fare il decreto Calabria, si è fatto tanto per cercare di aiutare una sanità che era veramente allo stremo. Per quello riguardata l'emergenza Covid, oggi non si può con un colpo di spugna cancellare persone che si sono spese, che hanno rischiato la loro salute per aiutare il sistema sanitario ad affrontare quella che è l'emergenza Covid. Ricordiamoci anche che in questo momento non sappiamo se questa emergenza riprenderà oppure no, quindi la sanità, che necessita di centinaia di migliaia di collaboratori, non può cancellarli dall'oggi al domani. Quindi noi chiediamo e chiediamo all'azienda, diciamo all'azienda, nello specifico al direttore generale, di reintegrare queste persone, tant'è che gli incarichi sono stati prorogati fino al 28 di febbraio, proprio perché l'emergenza non è terminato. Quindi va in controtendenza con quello che lo stesso assessore Volo, che si è spesa molto sulla stabilizzazione dei precari, sta facendo. Quindi chiediamo al direttore generale appunto di poter reintegrare e che poi seguano il loro normale iter di legge, è ovvio questo. Noi garantiamo tutti i colleghi professionisti che sono in questo momento precari e che meritano di essere stabilizzati. Bilancio delle attività del NAS di Palermo nel 2022. Numerose le attività ispettive svolte, sia in ambito sanitario, in relazione alle verifiche per la corretta esecuzione dei tamponi e analisi antigeniche per la ricerca del Covid, sia nel campo della tutela alimentare. Nel corso del 2022 sono stati numerosi gli impegni dei carabinieri del NAS di Palermo, svolti unitamente ai controlli territoriali dell'Arma delle province di Palermo, Trapani e Agrigento, che hanno visto un incremento delle attività di controllo e monitoraggio, nonché una intensificazione degli interventi sia nel settore alimentare che sanitario, allo scopo di prevenire e reprimere condotte illecite e vigilare sul rispetto delle normative a tutela della salute dei cittadini. Nel corso di questi 12 mesi i militari hanno ispezionato 1.186 strutture ed esercizi, contestato 245 sanzioni penali e 533 sanzioni amministrative per complessivi 560.000 euro circa, segnalato 173 persone all'autorità giudiziaria e 378 alle competenti autorità amministrative e sanitarie, nonché posto sotto sequestro prodotti alimentari e sanitari per circa 992 tonnellate, procedendo altresì alla chiusura di 58 strutture. Particolarmente numerose sono state nel corso delle diverse campagne nazionali disposte al Comando Carabinieri per la tutela della salute le attività ispettive svolte sia in ambito sanitario, in relazione alle verifiche per la corretta esecuzione dei tamponi e analisi antigeniche per la ricerca del Covid presso i punti prelievo delle farmacie e centri di analisi, sia presidi sanitari, in particolare sui pronto soccorso stagionali attivi nel periodo estivo e presso studi odontoiatrici e centri estetici, sia nel campo della tutela alimentare, con controlli nel settore della filiera del latte e dell'olio d'oliva, nella produzione vitivinicola o delle conserve alimentari, della ristorazione etnica e delle mense scolastiche, nonché recentemente sulla prevenzione del rischio da contaminazione del batterio listeria negli alimenti, solo per citarne alcune. Prioritari sono state inoltre le attività mirate alla tutela del benessere degli anziani, nel corso della quale sono state controllate 178 strutture socioassistenziali, riscontrando violazioni in 67 di queste.
Questura di Palermo. Incontro di fine anno con la stampa. Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, il questore Leopoldo Laricchia ha fatto il punto sulle attività svolte dalla Polizia di Stato sul territorio. Il tradizionale brindisi di fine anno con la stampa è stata l'occasione per il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, per fare il punto sulle attività svolte dalla Polizia di Stato nel 2022. Diverse le operazioni antimafia eseguite, tra queste l'operazione Tentacoli e l'operazione Intero Mandamento. Particolare attenzione anche alle rapine più eclatanti, talvolta organizzate e cruente, che hanno coinvolto tabacchi, trasporti, banche, semplici passanti, farmacie e supermarket. 44 gli arresti legati alle rapine più clamorose. Il questore ha voluto sottolineare anche il lavoro costante dedicato al monitoraggio e controllo delle processioni. Il suo ufficio, infatti, può dare indicazioni per motivi di ordine pubblico circa il loro svolgimento. Sono 207 i provvedimenti di divieto di fermata dei cortei religiosi ai civici di malavitosi. Decisioni prese in accordo con le curie sia del capoluogo che della provincia di Palermo, senza mai mortificare la religiosità né le aspettative popolari. A Palermo inoltre non solo i divieti di fermata, ma imposti anche 8 cambi di percorso delle processioni per gli stessi motivi. Attenzione anche ai concerti dei cantanti neomelodici, posizioni decise e ferme del questore di Palermo a riguardo. Analizzati i testi delle canzoni, dove emergevano apologie mafiose, sono stati vietati gli eventi. Da gennaio 2021 è partita ed è ancora in atto l'operazione Alto Impatto, mirata alla prevenzione nei quartieri ad alta densità mafiosa o criminale. Tra questi il CEP, La Noce, Brancaccio. 3 volte al mese, per ognuno dei quartieri palermitani, in media 20 operatori della polizia fanno controlli antidroga, verificano le persone agli arresti domiciliari, controllano i pubblici esercizi. Sale da ballo, sale da gioco, bar, ma anche gioiellerie per eventuali reati di ricettazione. Soprattutto, Alto Impatto, ricorda il questore di Palermo, garantisce la presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Il 2022 è un anno difficile per imprese e cittadini siciliani. A tracciare un bilancio per questa annualità che volge al termine, il presidente della CNA trapanese Giuseppe Orlando. Aspettavamo il cosiddetto anno del rilancio delle attività economiche, perché venivamo da un periodo pandemico che ha messo in serie difficoltà tutta la gente del campanese, ma non solo. E appunto pensavamo che fosse l'anno di rilancio, invece non è stato così. Devo dire che è stato un anno pessimo, pesante, anzi più dell'anno precedente, perché da un lato le aziende si sono impegnate a far sì che insomma, si salvassero e si mettessero alle spalle il periodo della pandemia. Però dopo la guerra, visto che voi anche il problema della cara energia, quindi gas ed energia elettrica, che sono arrivati questi alle spalle, in più il calo delle materie prime come ha portato un disagio impressionante alle aziende. Consideriamo che questi sono stati dei settori, quindi settore energivore, ma anche quello dell'edilizia, che hanno scontato diciamo, delle serie difficoltà, perché anche dal punto di vista diciamo, economico il settore dell'edilizia ha avuto una batosta perché il blocco dei crediti nei cassetti previdenziali ha portato un disagio alle imprese che è stato importante. Come è stato in sostanza? Il settore aiuto è diventato per così dire un fattore negativo per l'azienda. Signora è sempre sceso a fianco dei cittadini, avete anche partecipato in prima fila alle manifestazioni a Palermo. Sì, infatti noi non ci siamo tra virgolette formati. Noi vi ricordo appunto che abbiamo organizzato degli eventi per manifestare questo disagio che ha coinvolto tutta l'imprenditoria provinciale, ma siamo stati anche presenti in prima fila, come so. Faccio un esempio, il caso della Regione a Trapani, Mr. Mistemi, io mi ricordo che i lavoratori, ma anche i dirigenti dell'organizzazione, quella giornata sono spesi proprio per le vie della città e hanno aiutato imprenditori che si sono trovati in serie difficoltà. Ci sono imprenditori che hanno perso tutto, la materia prima, le attrezzature che non sono più funzionanti, ci sono messi a disposizione per dare un aiuto importante anche con l'attivazione di aiuto gentili con gli enti burocratici sulla titolata. Quindi dobbiamo fare diciamo, un punto di quello che è stato l'anno 2022 dal punto di vista diciamo, proprio politico-organizzativo, noi abbiamo fatto la nostra parte, a difesa delle imprese.
ma invece dal punto di vista del governo pieno, delle istituzioni, a mio parere si poteva fare di più e questo non è stato fatto. Collegamenti con le isole minori in Sicilia. Aumentano le miglia percorse dagli scafi e traghetti a maggiore garanzia sulla mobilità dei residenti. Soddisfazione del governo regionale. Tuttavia resta la criticità delle infrastrutture portuali obsolete che spesso con condizioni meteo avverse non consentono o ritardano gli attracchi. Aumentano le percorrenze dei collegamenti tra la Sicilia e le isole minori. La nuova rete integrata di servizi di trasporto marittimo pubblico, che comprende quelli in convenzione statale e quelli assegnati con i recenti bandi di gara della regione siciliana, sviluppa circa 1,5 milioni di miglia marine all'anno, con un incremento di circa il 9% rispetto allo scenario attuale. L'attenzione mia e di tutto il governo regionale sui temi riguardanti i servizi e lo sviluppo delle isole minori della Sicilia continua. Sottolinea il presidente della regione Renato Schifani. Siamo al lavoro per migliorare la mobilità in entrata e in uscita affinché i cittadini che vi abitano o vi si recano per lavoro non siano svantaggiati. Siamo al fianco di residenti, pendolari e turisti, aggiunge l'assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò, dopo aver bloccato al 12% il taglio delle corse in convenzione statale. Grazie all'intervento della regione siciliana, nel complesso siamo riusciti ad accrescere le tratte da 1.373.000 miglia percorse annualmente da e verso tutte le isole minori, passeremo a 1.496.000, privilegiando i collegamenti veloci. Per la prima volta inoltre assicuriamo una rotta diretta per tutto l'anno tra Lampedusa e Linosa. Rispetto alle corse e ai nuovi orari di aliscafi e traghetti, aggiunge l'esponente dell'esecutivo Schifani, naturalmente valuteremo le soluzioni adottate e gli eventuali correttivi con le amministrazioni locali e i concessionari per migliorare il servizio offerto ai cittadini. In dettaglio, tra navi e unità veloci in servizio sulle varie rotte, le miglia di percorrenza su base annua previste con le nuove rete integrata aumentano nelle Eolie, nelle Egadie e nelle Pelagie, Lampedusa e Linosa. Restano sostanzialmente stabili su Ustica e Pantelleria. Soddisfazione del segretario generale della UIL Trasporti Sicilia, Agostino Falanga, che da sempre sottolinea l'importanza di collegamenti costanti con le isole minori a garanzia dei residenti, che non devono restare isolati durante il periodo invernale. Tuttavia, aggiunge Falanga, è il sistema di approdo basato su infrastrutture obsolete a creare troppo spesso delle criticità. Banchine che non consentono l'attracco con condizioni meteo avverse non sono una garanzia per la regolarità delle tratte. È arrivato il momento della svolta con investimenti sulle infrastrutture portuali delle isole minori. Questa è la priorità per il futuro, conclude il segretario generale della UIL Trasporti Sicilia. Riprendiamo le linee studio. Saldi invernali al via. Federconsumatori Sicilia, nell'isola il potere d'acquisto notevolmente sotto la media nazionale italiana. Per l'associazione è urgente capire come si formano i prezzi. Anche quest'anno la Sicilia è tra le prime regioni italiane in cui inizieranno i saldi invernali. Lunedì 2 gennaio si parte, anche se non è prevista alcuna partenza sprint. Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, infatti solo il 24% delle famiglie italiane comprerà qualcosa, con una spesa media per famiglia di 178,60 €, in calo del 3% rispetto ai saldi dello scorso anno. In Sicilia probabilmente queste cifre saranno ancora inferiori, visto il potere d'acquisto notevolmente sotto la media nazionale italiana, a causa del caro bollette e dell'inflazione da una parte e di altre iniziative commerciali come il Black Friday dall'altra, di soldi in tasca ne restano ben pochi per 2 milioni di famiglie siciliane. Tuttavia, secondo Federconsumatori Sicilia, c'è anche altro da considerare. E cioè, hanno ancora senso i saldi tradizionali in un'epoca in cui tutto è costantemente in saldo online e non solo? La regola d'oro dei saldi è quella di monitorare il prezzo di un bene prima del periodo degli sconti per controllare che il venditore non stia manipolando il prezzo facendoci credere che stiamo facendo un affare. Fare questo però oggi è sempre più difficile perché i prezzi dei prodotti cambiano in continuazione con oscillazioni anche a due cifre percentuali se parliamo di negozi online. A questo punto, premettendo che il consumatore ha il diritto di pagare il prodotto a prezzo minore quando è possibile, è urgente fare chiarezza su come si formano i prezzi.
Nessuna criminalizzazione degli e-commerce, certamente, ma è doveroso chiedersi come sia possibile che uno smartphone oggi costi 1000 euro al lancio e 600 euro dopo appena 3 mesi, o che una televisione passi da 1900 a 790 euro in meno di un anno. Cosa ancora più assurda è la differenza di prezzo spesso applicata dalle grandi catene dell'elettronica su prodotti di largo consumo, come i grandi bianchi, cioè i frigoriferi, le lavatrici, le lavastoviglie, in base alla modalità di acquisto online-offline. In questi giorni Federconsumatori ha monitorato le differenze di prezzo di una lavatrice di alta gamma e ha constatato che lo stesso prodotto comprato nei punti vendita fisici costava 1099 euro, mentre il prezzo scendeva a 549 comprandola sullo store online della stessa catena di elettronica. Stesso prodotto, stesso venditore, prezzo dimezzato se si compra online. Ma non tutti vogliono o riescono a comprare online e questa differenza di prezzo così estrema rischia di trasformarsi in una vera e propria discriminazione nei confronti di chi non mastica molto di digitale e acquisti online. C'è chiaramente un problema da risolvere perché i consumatori hanno diritto a sapere quanto costa realmente un prodotto per poi fare le proprie valutazioni in merito all'acquisto. Un capodanno di crisi, quello che ci stiamo accingendo a vivere. Abbiamo chiesto come verrà festeggiato a diverse persone intervistate al centro storico di Palermo. Cosa farà a Capodanno? Amici a Cefalù. Casa con mio compagno. A Capodanno siamo praticamente a cena fuori, a Sciacca siamo. Vado a sciare in Piemonte, grazie. Auguri. Noi restiamo a casa in famiglia. A casa. Milazzo. Noi fra l'altro siamo di Milazzo, non siamo qua di Palermo. A Viglione. Buongiorno. Preparerà lei? Sì. Cosa? Un po' di cosa. Un po' misto, un po' pesce e un po' carne. Sarò dentro casa, che devo fare? Cosa preparerete? Quello che c'è da mangiare, quello che c'è. Non è che ci daranno delle cose normali, quelle di ogni giorno. Tipo? Tipo carne di maiale, arrosto, carciofi fatti alla giudia, un po' di tutto. A Capodanno a casa da parenti? Niente di che. Sarete in tanti? Una ventina probabilmente, o giù di lì, insomma. Cucinerete molto? Quello sempre. Si acquista anche qualcosa fuori, però si cucina sicuramente. È ancora incerti. Si organizzerà la giornata. Io sono fuori, vado a fare il veglione fuori. Un veglione? Un veglione, ad Altavilla. Vado a divertire con la mia famiglia, mia moglie, la bambina. In musica? Il 25 e il 26 ho lavorato, quindi mi vado a dedicare un po' nel divertimento. Probabilmente a Capodanno passerò un po' con la famiglia e poi con gli amici a bere qualcosina, diciamo, in centro città. Niente, sono a casa, buongiorno. In Puglia. Quindi un viaggio, si sposta. Che noi non siamo siciliani, abitiamo a Reggio Emilia. Siamo venuti per un paio di giorni qui nella meravigliosa Palermo. Non lo so, penso saremo a casa di amici, ma non qua a casa. Allora, noi rientriamo a Cagliari perché siamo cagliaritani e siamo qui in vacanza. Comunque Palermo è una città bellissima, ci è piaciuta moltissimo, io c'ero già stato. E abbiamo trovato un clima che è anche superiore al nostro come caldo. Ci stiamo preparando all'anno che verrà. Ma come sarà questo 2023? L'anno che sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità. Sì, ci stiamo preparando tutti all'anno che verrà. Ma come sarà questo 2023? Avremo bollette di luce e gas meno care? Sarà un anno povero con i poveri? Sarà senza reddito di cittadinanza, ma con più lavoro? Avremo una sanità ancora da migliorare? Riusciremo a ricucire l'equilibrio delle pensioni con i tanti anziani e i pochi giovani? La nostra burocrazia sarà sempre più caotica e stressante o la politica riuscirà a riformarla, riducendo il difficile rapporto con internet? Finirà la sofferenza provocata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia?
Allo scoccare della mezzanotte tante saranno le domande e tantissima sarà la speranza. Una cosa però è certa, l'amore, o meglio, il potere dell'amore, ci guiderà fino alla fine. Sì, proprio lui, il più forte, il potere dell'amore. Speriamo. That's the power of love. Il messaggio augurale dei Vigili del Fuoco siciliani con le parole di Carmelo Barbagallo, USB Vigili del Fuoco Catania. L'auspicio che il 2023 sia migliore del 2022 per quanto riguarda i Vigili del Fuoco in Sicilia, sicuramente questo è stato un altro anno dove abbiamo toccato punte record come numero di interventi. Sicuramente saremo i primi in Italia come statistica, così come ormai da consuetudine. Ci auspichiamo che questa nottata di Capodanno sia tranquilla, sia serena per tutti i colleghi, tanto ci auspichiamo che chi utilizzi abusivamente e non fuochi d'artificio stia attento a non creare ed arrecare danni per la propria incolumità e per quella altrui. Purtroppo il nuovo governo ha parlato poco di Vigili del Fuoco. Nella legge di stabilità non sono state messe risorse per quanto riguarda assunzioni, per quanto riguarda i fondi straordinari e pagamenti per i Vigili del Fuoco che quotidianamente sono sul campo. Non si parla di nuove sedi, di messa in sicurezza delle nostre sedi di servizio, di prevenzione e previsione dei rischi. Si è parlato di acquistare nuove attrezzature tecnologiche, però non si parla ancora della nostra tutela sanitaria, delle malattie professionali. Pertanto, come Vigili del Fuoco e come aderenti a USB Vigili del Fuoco, staremo sempre sul pezzo per far sì che la nostra categoria venga rispettata e venga messa al centro dell'attenzione, perché questo merita. In Sicilia sicuramente abbiamo tanti problemi, la carenza di personale non è stata risolta, ci auspichiamo che vengano smaltite le graduatorie, procedura speciale di reclutamento e concorso pubblico 250. E come Vigili del Fuoco vi auguriamo un buon anno, auspicandoci che sicuramente il 2023 sia migliore del 2022. Cefalù è stata meta turistica che ha registrato boom di presenze durante tutto il 2022. Restano buone le attese per il nuovo anno. Sentiamo il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello. Cefalù comincia a vivere molto di turismo già a partire dal mese di aprile, dove insomma i numeri cominciano sensibilmente a crescere, e quest'anno abbiamo avuto una stagione che si è protratta sostanzialmente fino a novembre grazie al clima che è stato eccezionale. Io posso dire che quest'anno abbiamo superato il record storico di presenze turistiche che era stato registrato nel 2019, quindi negli anni della prepandemia. Abbiamo toccato dal 1 gennaio al 9 di novembre i dati che sono stati forniti, insomma abbiamo toccato quota 799.000 presenze, quindi in realtà Cefalù cammina già molto sui circuiti e il turismo ovviamente si concentra molto nei mesi estivi. Che proiezioni ci sono per il 2023? Crediamo, diciamo, in ottime proiezioni, se non ci dovessero essere cattive congiunture sul piano anche internazionale. Non dimentichiamo che c'è uno scenario aperto sull'est Europa che ancora non si è chiuso, e quindi questa è l'incognita, se vogliamo, più reale che abbiamo in questo momento sul 2023. Però se tutto dovesse essere confermato, contiamo di replicare la stagione appena trascorsa e possibilmente anche migliorarla, e noi parteciperemo come comune a due borse del turismo, una a Milano a febbraio, e poi abbiamo deciso in concerto anche con gli operatori turistici di Cefalù, che fanno parte di un tavolo
lavoro di concertazione. Andremo anche a Berlino per promuovere la città proprio su quel mercato che riteniamo possa essere più attrattivo per la nostra realtà. Cambiamo argomento. Due concerti di fine anno per il coro polifonico del Concadoro Pro Art, formato da voci delle parrocchie di Caccamo e Trabia. Chiuso il 2022 tra brani natalizi, classici, swing e jazz. Di fine d'anno con l'associazione Concadoro Pro Arte, con un programma ben definito e particolare. Sì, quest'anno devo dire che la musica mi ha stupito, perché abbiamo raggiunto, lo dico con un pizzico di orgoglio, dei livelli veramente particolari. E quest'anno abbiamo fatto due concerti splendidi in due posti diversi, uno a Caccamo e uno a Trabia, nelle due chiese madri. Quello di Caccamo è stato patrocinato dal Comune di Caccamo con la direzione artistica dell'associazione Noi Giovani 2.0, mentre a Trabia abbiamo avuto il sostegno di alcune attività locali. La particolarità di questo concerto sta proprio nel repertorio, perché abbiamo unito due caratteri diversi. Nella prima parte un repertorio classico molto corale con Vivaldi, Bach, Gabriel Fauré. Nella seconda parte un tocco di swing e jazz interpretato dalla nostra vocalist, la solista Giovanna Savarino, che è anche presidente dell'associazione Concadoro Pro Arte. Quindi cosa dire? La musica unisce, e in questo caso ho unito due comuni, quelli di Trabia e di Caccamo, dove i cori appartenenti alle due parrocchie si sono uniti per questo grande coro chiamato Concadoro dell'associazione di promozione sociale Concadoro Pro Arte, e hanno dato vita a due spettacoli secondo me veramente interessanti. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordiamo di continuarci a seguire sui nostri social dedicati, vi auguriamo buon anno e buona prosecuzione.